Eccoci qua, buongiorno a tutti, siamo arrivati, ci siamo. Allora, appuntamento del giovedì. Il giovedì, sì. Devo guardare perché ormai sta per finire l'anno, sono anche abbastanza contento di tutto, ma sono anche un po' stancuccio. Allora, cosa succede? Ieri il DAX ha fatto un'espansione giusta dal punto di vista del tempo. Io pensavo, la cosa più bella, io pensavo che, no, assolutamente giustissimo, l'operatività è giusta, siamo short perché in time frame superiori siamo short. Allora, dalla settimana prossima, aspetta che me lo scrivo anche se non mi dimentico, quindi oggi è giovedì, me lo scrivo per il weekend, così sabato mattina. Allora, me lo scrivo, DAX, nuovi grafici. Allora, qualcuno di voi ha un po' il problema che dice: ma cavolo, ma io questo grafico non ce l'ho, il GER30. Vi dico la verità, non sto facendo trading su questo conto o su questo broker, però ho delle analisi talmente vecchie, questo è un conto che avrà 6-7 anni, e le analisi sono dentro tutto su questo grafico qui, anche quelle dell'Outlook Weekly, però non è quello che abbiamo, perché ogni broker ha la sua sigla, il suo pacchetto CFD, quindi normalmente si dovrebbe tradare il DE30, D30 praticamente, perché sarebbe la stessa cosa, la quotazione è la stessa, però ha un altro provider di liquidità e i gap sono diversi, quindi devo andare nel sabato a risistemarmi tutte le analisi, quindi avremo poi le analisi automaticamente direttamente sul grafico di errante. Ok, quindi non è che vi sto nascondendo una cosa, è che purtroppo le analisi sono venute dentro su questo broker qui e ha un'altra sigla, c'è scritto GER30 e i gap sono diversi. Ok, l'errante, la cosa bella è che chiude solo per 4 ore il DAX, invece in questo caso il DAX in questo caso chiude dalle 10 di sera alle 8 del mattino, ok? Che vabbè, non è che ci comporta tanto, non c'è la differenza per noi, perché non è che interessa fare trading di notte, però questo gap nel blocco di errante non c'è, ok? Io non considero i gap, considero soltanto i tempi. Se andiamo un attimo indietro, nel weekly siamo adesso in una zona long, ok? Anzi, qua sono in una zona long, quindi abbiamo comunque ieri. Io ho pensato a un grafico tipo il 4 ore. Il 4 ore siamo in una zona short. Ok? Adesso il bello di questa cosa, per chi sta seguendo con me il DAX, si è beccato un 3, 4, 5 giorni di un mega, mega positivo tutto del DAX. Ieri due operazioni che sono rimaste aperte, ma nulla di che se si usano delle sides tranquille, giusto? Pietro. Allora, torniamo, intanto cancelliamo questo qui e puliamo un po' il grafico. Allora, situazione short da questa zona qui più o meno, ok? Vedete che il grafico però non sta realizzando quello che deve fare. Però se andiamo a notare un'altra cosa, qui vi faccio aprire un attimino gli occhietti. Cosa notate? Cosa notate in questo caso? Vedete, la zona short sarebbe stata praticamente dalla parte centrale di queste stanghette che ogni tanto vado a modificare, sarebbe stata questa la zona short. Come poi del resto sarebbe questa la zona short, giusto? Se notate, nella zona short è salito, quindi la zona short si è spostata un po' prima, ok? Un po' prima. Quindi si è spostato tutto, anche la zona long, un po' dopo, ok? Si è spostato un po' dopo, si è spostato un po' dopo. Quindi a questo punto, se io vado di fratellità, zona long, meno zona short, quindi c'è un po' di spazio ancora per beccarsi la zona short. Quindi ieri dati importanti americani,
alle 8 di sera, tasso interesse, tutto quello che c'è stato, Beige Book, adesso non li vado neanche a vedere, non mi interessavano, mi sapevo che alle 20 c'erano dei dati per l'America, cosa che a me assolutamente non interessa. Quindi un movimento speculativo sul DAX, su indici, su commodity, su euro-dollaro che è salito bene ieri sera dopo aver andato a pescare in fondo alla valle, è andato a prendere e poi è ripartito. Ok, io ho visto la discesa del DAX e dell'euro-dollaro e dicevo, ma non mi piace, c'è qualcosa che non va. Infatti, poi si è ripreso il flusso monetario. Okay? Flussi monetari dell'euro-dollaro ieri aumentava di euro e guarda caso è montato anche del DAX. Adesso il DAX dovrebbe scendere e l'euro-dollaro dovrebbe continuare la sua salita. Cosa vuol dire? Si vanno ad allineare i flussi monetari soltanto nelle ore di operatività di borsa. Alle 8 di sera l'operatività di borsa europea è chiusa, okay? Non ci sono borse aperte, c'è soltanto speculazione. Oggi si stanno ricomponendo perché oggi logicamente ricomincia l'operatività anche sulle borse europee dalle 9, 8 e mezza fino alle 9 e mezza del mattino sono tutte le borse aperte, quindi a questo punto dovrebbe incominciare di nuovo un allineamento di short di DAX e la continuazione dell'euro dollaro in salita. Se l'euro dollaro però incomincia la discesa, ok? Cosa succede? Ci sarà sì un rintracciamento del DAX che scende, ma poi sarà una ripresa rialzista. Questo porta che l'euro-dollaro, ok, su H1, che siamo arrivati quasi quasi in tempi short, questa freccia è sbagliata, doveva essere qui, dovrebbe essere più o meno tra 2 ore, un'oretta, due, dovrebbe essere la zona short più o meno in questa zona. Quindi si sta spostando in tutto quanto un po' il mercato. Se andiamo però a vedere, torniamo sui 15 minuti. Qui abbiamo troppa roba dentro. Togliamo un Fibonacci, così intanto cominciamo a fare un po' di pulizia. Un Fibonacci. Mettiamo solo il Fibonacci, quello di ieri. Questo Fibonacci, se notate, non l'ho messo dal minimo assoluto, ma l'ho messo dal minimo dell'espansione, questa qui, ok? Fino a questo massimo. Oggi ha incominciato a fare il suo piccolo ritracciamento. Siamo dentro le bande di Bollinger a 15 periodi. Io mi aspetto un take profit per oggi, prima della ripartenza, un 38,2 come secondo take profit, mi aspetto un 50. Allora, cosa vuol dire questa cosa? Voglio un attimino dare per chi è nuovo specificare cosa vuol dire take profit, cosa vuol dire andamento di mercato. Andamento di mercato non vuol dire entra adesso e vai a prendere quelle zone, ok? Non è così. Allora, a grafico fatto, noi possiamo dire che questo qui era un livello. Dobbiamo dire che questo qui era un livello, possiamo dire che questo era un'espansione, questo era il 50%. Se notate, l'espansione è questa, 50% è questo, giusto? E ci è arrivato senza fermarsi. Però se poi andiamo a vedere questo livello qui, per esempio, che potrebbe essere il livello di gap, che sono i livelli che considera molto serio a questo punto, se vediamo che è una cosa del genere, il mercato sì, è salito, poi sceso, salito, salito, laterale, salito, per poi scendere. Quindi non ha fatto automaticamente una discesa fino a qui. Questo vuol dire che, sebbene l'espansione così bella rettilinea e ha cercato di scendere, non è detto che arriva qui adesso così. Ci arriverà magari così, ok? Con altri 2 o 3 punti, magari anche una punta oltre a questo. Poi magari fa così e arriva direttamente qui, ma poi per ritornare a salire. Quindi i movimenti non sono mai lineari. Nei migliori dei casi, sì, ma purtroppo non ci si deve aspettare una cosa del genere, perché sennò si sta sempre a guardare il mercato pensando a cosa. Allora, la costruzione dei gap, Giulio, i gap purtroppo una volta si guardavano molti gap perché tanti broker erano allineati. Intanto, teniamo d'occhio una cosa. L'euro dollaro, lo guardiamo sul minuto, è in una zona longa, anche se sono dei tempi che io mi sono segnato, poi li andrò a cambiare. Siamo in una zona longa che è questo, però siamo sotto la media 48. Cosa vuol dire? Normalmente io mi aspetto comunque una chiusura sul minuto, ma siamo alle 9:27, quindi 9:30 praticamente partirebbe tutte le borse europee, potrebbe anche ripartire a rialzo. Una salita dell'euro, stai fermo, mi dovrebbe andare a riportare la discesa del DAX, quindi per il momento la correlazione che ieri sera non c'è stata dovrebbe avvenire nei tempi adesso di apertura borse. Ok, se andiamo a vedere il gap, parlavamo di gap.
Una volta i gap erano un po' più allineati, diciamo che i mercati, nella maggior parte dei broker, chiudevano nello stesso orario. Ok? Il mercato si è un po' aperto mondiale. Cosa vuol dire? Non si usano tutti un server che ha il time frame più uno o più due, o che ne so io, di Londra solitamente. No, si usano dei diversi time frame, quindi diversi fusi orari. Quindi può succedere che sia anche un provider. Che ne so, di Bangkok, un provider americano, un provider inglese, quindi cambiano gli orari di chiusura e di apertura di questi pacchetti CFD. Cosa vuol dire? Che questo gap qui, questo broker c'è. Ok? Se andiamo a vedere, per esempio, qui, che è il broker che useremo da sabato in poi, mi scuso direttamente che non l'ho fatto prima, ma non è cattiveria, è questione di tempo. Andiamo a prendere di 30, così togliamoci il dubbio anche di questa cosa. Se andiamo a vedere. Gap qui, dove sono i gap? Se andiamo a vedere i separatori di periodo, ok, guardate, il mercato ha chiuso qui, che sono le 2 e un quarto, per aprire poi addirittura 2 ore, un'ora dopo, quindi un'ora dopo, se, da qui che ha chiuso, ha aperto qui. Non c'è gap. Allora vuol dire che questo qui, vedete, qui c'è un piccolo gap. È il stesso time frame, stessa quotazione 1,15741. Vedete, questo c'è un piccolo gap. La quotazione rimane sempre la stessa, anche le ultime candele sono le stesse. Se andiamo a vedere, anzi, cambia anche la dinamica della candela perché logicamente il mercato ha aperto qui. Quindi le prime due candele sono anche sbagliate. Cioè, probabilmente sarà soltanto la seconda sarà giusta. Sì, in effetti. Perché logicamente la prima c'è il gap, quindi non può essere uguale. Questa cosa qui è il problema che dovrò andare a risolvere nel weekend mettendo le stesse coordinate di spostamenti, come vi chiamo io, di tempo. Okay? Adesso di nuovo si sta scomponendo, guardate, torniamo su questo, lo lasciamo stare, ero soltanto a farvi vedere che erano le cose uguali, parte dalla prima candela di apertura, ma non ci sono i gap. Quindi Giulio, io il gap non li considero, ci sarà sicuramente qualche. Allora, questa cosa qui è anche soggettiva, mi piace usare questa parola. Se, tanto guardate, l'euro-dollaro ha cercato la discesa, adesso riparte, ok? Quindi dovrebbe esserci questa cosa che l'euro-dollaro parte mentre il DAX dovrebbe ricominciare a scendere. Lo mettiamo su 15 minuti così lo vediamo, ok? Allora. La cosa di gap, allora, se tu vai a vedere un video di qualcuno che magari ti piace o hai seguito su YouTube o su qualche video che ha fatto, dico di là, nella sua strategia include magari anche l'andamento dei gap, che anni fa l'ho fatto anch'io, basandomi su quel broker, su quel grafico, su quella piattaforma. Ok? Può essere un'indicazione, può essere un orientamento, chiamiamolo così. Però il prezzo, io preferisco a questo punto, visto che anni fa mi sono tolto di mezzo i macro dati, ok? Quindi mi sono detto a un certo punto che non ti interessa la macroeconomia, non sei un economista, non hai studiato questa cosa, non ne verrai mai a capo di sapere perché un dato è positivo o negativo e il mercato si muove in tale direzione. Quindi ho detto, ok, ho visto che questo è un fattore che io non è indispensabile per fare trading, sarebbe bello saperlo, per carità. Ma per il mio trading non è indispensabile, allora l'ho tolto. Stessa cosa ho fatto con i gap, non mi interessa, a me interessa che il mercato per il momento, cioè per quello che posso magari cambiare tra anni, ma non, sicuramente non cambierò, perché non mi interessa che qui ci sia un gap, mi interessa che questo è l'andamento. Ok? Non mi interessa che questo ci sia un gap da qui a qui, questo qui è l'andamento. Quindi non mi interessa proprio. Poi se arriva qui, non mi faccio neanche influenzare, ah, allora sta chiudendo il gap. Può darsi anche, potrà anche incidere che ci sarà anche una spinta di tanti che vedono questo gap e portano il prezzo. Ma il prezzo, chiedetemi, il gap è un dato di fatto che vengono chiusi, ok? Però vengono chiusi non perché c'è il gap, perché il mercato si muove, è come se il mercato avesse un andamento dell'euro-dollaro che ha fatto così, ok? Quindi di qua c'era un gap, qui c'era un gap, qui c'era un gap, che non ve ne frega, non c'è. Il movimento è quello che interessa, ok? Io proprio occhio, paraocchi come i cavalli, paraocchi, non mi interessa. Quindi se adesso torniamo a noi, Germania, indice del direttore potrebbe risolvere, ci sono dei dati, ma non lo so, mi interessa, ho guardato adesso, ogni tanto mi arriva sul telefono qualche
essendo abbonato un po' ad un sito che mi manda le indicazioni, ma mi interessa l'orario dell'uscita dei macrodati. Allora, io ho un'indicazione che mi dice, ok, devo aspettare il take profit fino a questa zona. Questa zona è il take profit di dove riparte poi il DAX rialzista, ok? La cosa che spinge tanto è l'H1 ancora. L'H1 ha spinto fino a un certo punto ieri, notate, in questa zona qui però sta diventando anche short. Quindi nelle prossime 2-3 ore io ho aperto uno short adesso, l'ho scritto ai ragazzi del gruppo del DAX, e poi ho aperto ieri una, due operazioni, mi pare, se non sbaglio, due operazioni. Sì, due operazioni. Una l'ho chiusa in long, guardate che storia, ho chiuso in long in poca perdita e mi sono girato short con leva doppia, con size doppia. Size doppia vuol dire che è comunque proporzionata al conto, quindi non sto qui a passarmi il weekend in pena perché ho aperto 10 lotti. Questo no. Tranquilli, tutto tranquillo sempre, ok? Inutile stare lì a strafare, rifare, che poi sei soltanto a rivedere quello che i danni che hai fatto perché hai voluto fare. Questa cosa qui non era, secondo il mio punto di vista, nella macroeconomia. Non è intercettabile l'andamento del genere. Quindi questi dati che escono probabilmente porteranno un'espansione che sia un'espansione data alla speculazione di movimenti perché gli altri indici si sono mossi a rialzo, i flussi monetari, l'operatività è cambiata, sono dati long. A un certo punto però si vanno a riassestare. Se noi andiamo a vedere per esempio il grafico da qui, no, qui troppo. Se andiamo a vedere questa salita qui, che sembrava che doveva andare a rompere il mondo, poi invece è crollato di nuovo. È crollato andando qui, per poi sembrava che doveva tornare su ed è crollato ancora. Quindi questa salita qui è ancora sotto questo minimo qua, non mi dà assolutamente fastidio perché è ancora qui sotto. Devo vedere un po' i movimenti dei grafici. Comunque il trend com'è? Ancora è ribassista. Fino a quando non mi rompe questo massimo è ribassista. Quindi anche questo ritracciamento di lateralità, espansione e poi continua la fase ribassista. Quindi quello che pesa in questi grafici qui non sarà sicuramente il 15 minuti adesso che fa queste salite, che poi sembrano tanti, ma se le può mangiare in un giorno, è l'H1 che ieri era in una zona long che si è spostata fino a qui ed è partito a rialzo. Ok. Euro-dollaro che sono anche pronto. Vedete l'euro-dollaro sta salendo, è questo che intendo io dire. Nei momenti di punta c'è la correlazione. Euro-dollaro sale. E DAX scende, poi si vanno a riallineare tutto il resto. Allora, euro-dollaro dal punto di vista di mercato, ieri ha fatto qualcosa che era molto intelligente. Qualcuno di voi ha seguito, Alessio ha seguito per esempio, mi ha detto, ho messo un long poco sotto il minimo di oggi, quindi il minimo era questo, poco sopra il minimo di oggi, quindi praticamente avrà messo un long qui e quando ho visto questa discesa il prezzo gli è andato tutto in positivo. Ok, euro-dollaro che adesso sta cercando di andare a rompere anche questi massimi. Una cosa intelligente da fare era questa, per esempio, da analisi tecnica, da questo massimo qui all'ultimo minimo. Ok? Se notate, non posso prendere questo, posso prendere l'ultimo minimo, questo è in movimento, questo è troppo fresco, e mi vado a prendere quello precedente. Quindi analisi tecnica è stata una rottura, per il momento ancora non confermata, perché deve chiudere questa candelina qui tra 24 minuti. Chiuderà questa candelina qui, se chiude rialzista abbiamo una rottura di una trend line da analisi tecnica, probabilmente andremo a finire in questa zona. Questa zona dov'è? Perché potrebbe andare a prendere questa zona? E perché la probabilità che vada a prendere questa zona è maggiore? L'ho già fatta questa domanda diverse volte. Molto semplice, questo massimo qui, che poi è lo stesso massimo di questa espansione qui, poi andiamo ad aggiornare, ok? Guardate, questo massimo qui è sotto il livello del pivot. Questo comporta che probabilmente potrà fare anche un doppio massimo, uno, due, tre massimi, però il pivot lo può andare a prendere. Quindi da questa zona qui potremmo incominciare a crollare nuovamente l'euro-dollaro. Ok? Liberare delle operazioni, io ho ancora dei long, anche con il gruppo del DAX mi è scappato l'altro giorno di dire long di euro-dollaro, è ancora adesso in positivo addirittura, ma cerco di restringere l'operatività soltanto sul DAX perché non voglio che venga ci siano altre cose dentro. Ok? Quindi questa cosa ancora mi aspetto sia di time frame H1 una ripartenza, sia di time frame H4 che guardate con che fatalità 1
cicli con una fatalità. Chissà perché a volte si muove, a volte non si muove. Ok? C'è una fatalità abbastanza simile, candela più, candela meno. Quindi a questo punto qui, tornando sopra la media 12 periodi, mi parte un ciclo 3. Quindi non c'è da aspettarsi massimi, nuovi massimi o che nessuno, non c'è da aspettarsi veramente niente, però l'espansione è quella e per il momento è in partenza di un segnale rialzista del ciclo 3. Ok? Io pronto con il ditino sul mouse a chiudere, appena mi rompe questo massimo, vedete il pivot ormai è lì vicino, se mi rompe questo massimo qui, visto che siamo sopra la media 48 che è lo spartiacqua, la campana gaussiana è questo, si sta girando, probabilmente questo qui è il minimo di partenza di qualcosa, se non mi va sotto questo minimo qui andrà a rompere questo e si porterà al rialzo. Io odio quando il grafico si muove, purtroppo non ho mai capito perché a volte si muove, a volte no. Togliendo questo si muove lo stesso. Boh. No, prendendo questo non si muove in questo caso, va bene, ok. Quindi la rottura di questo, non farei un altro long, assolutamente non lo farei, perché ormai ne ho e sono contento. Mi libero un po' che poi incomincia a diventare anche la situazione natalizia, ok? Cosa vuol dire? Che vorrei incominciare anche a chiudere tutto. L'anno scorso sono rimasto a mercato, l'ho detto nel video di Capodanno, mi pare un long, certo non mi ricordo. Penso che era addirittura long. Quest'anno vorrei chiudere, essere flat nei conti. Se andiamo a vedere in questo caso qui il movimento che sta facendo il DAX, guardate, il DAX sta tornando nei massimi mentre l'euro-dollaro sta anche salendo. Ed è una cosa un po' strana perché normalmente dovrebbe essere il contrario, ma proprio per questo motivo qui aspettiamoci la salita da qui e poi vedremo un movimento o l'euro-dollaro che veramente scappa a rialzo, quindi una rottura, una continuazione anche di rottura di questo massimo e un tentativo di portarsi anche sul daily fuori da questa congestione, questo movimento qui laterale, fuori da tutto questo movimento, quindi portarsi magari anche sopra questo massimo e ripartire a rialzo. Non è solo indicato fino a qui, però una ripartenza come ultimo rally di Natale potrebbe essere anche questo. Rally di Natale per il DAX a questo punto non mi aspetto assolutamente che continui. Infatti, sta cercando di rompere i massimi, no? Però è tirato, tirato, molto tirato. La mia impressione, se devo vedere i tempi come li sto tardando sempre io, secondo me tra un pochettino ci saranno delle belle candele da vedere ribassiste sul DAX dal punto di vista di time frame H1, H4. Ok, l'H4 sembrava chissà cosa, cos'è ancora che l'aspetto? Ok, H1, H4, l'H4 vedete è arrivato in una zona short, quindi si è spostato un attimino, dovrebbe incominciare a chiudere qualcosa più ad arrivare qui. Se andiamo a vedere la campana gaussiana che sta chiudendo, sarebbe questa, questo potrebbe essere il minimo di Gauss. Quindi non ci aspettiamo magari un ritorno sotto questo minimo, assolutamente no, perché se questo è il minimo di Gauss potrebbe ripartire, però al limite una discesa di tot pips, ritornare nelle zone di ieri, più o meno in questa zona e poi ripartire. Quindi la banda di Bollinger centrale a 15 periodi sull'H4. H1, zona short, abbiamo ancora una o due candele di zona long, rompendo questo massimo potrebbe salire ancora, ma quello che credo io è un ritorno più o meno sul 50% dell'espansione di ieri. Addirittura potrebbe arrivare anche il 38,2. Quindi se immagino poi un'altra cosa che anche in questo caso qui, guardate, trend line da analisi tecnica, vedete come è molto simile all'euro-dollaro in questo caso, c'è qualche riga, no, chiamiamolo neanche trend line, qualche riga la dobbiamo segnare anche sul DAX perché basta veramente capire il 20% dell'analisi tecnica e si ha qualcosa in più per operare. Guardate, questa qui è una trend line di analisi tecnica, un'espansione, una resistenza, mettiamo un grosso qui. Questa è una resistenza. Se il mercato adesso ritorna sotto questa zona di resistenza, vuol dire che sta facendo una falsa rottura e torna sotto. Ok? Quindi anche se è una fase rialzista, notate, soltanto per darvi un'altra indicazione, poi quando l'anno prossimo c'è lo tempo, sto prendendo tempo più che altro anche per dare tempo ad Alessandro di finirmi diverse cosettine, se vado a vedere il minimo e il minimo, ok? Il massimo e il massimo. Quindi immaginate che all'interno facciamo un'altra cosa, facciamo così.
all'interno di questo, eccolo. Quindi un piccolo, no, questo non ci sta, questo. Guardate, all'interno di questa, ancora con questa roba qua, perché questo all'interno di questo metto che non li puoi mettere mai uguali perché se il numero è dispero non sarà mai preciso, quindi sposto di uno. Non saranno mai pari, no, non saranno mai pari, non posso metterli pari, però più o meno lo cambio di colore, lo mettiamo di un colore rosso uguale per farlo notare che è un'altra cosa. Ok? Mettiamo questo che se l'ho messo sopra più grosso, quindi dovrei vederlo di più. Ok? Notate che ci sono una linea, facciamo ancora un'altra cosa. Facciamolo così ancora più grosso, così li vediamo. Ok, notate che qui c'è i separatori interni, quindi queste zone qui che si sono logicamente spostate. Come posso fare a dimostrarvi una cosa? No, si spostano troppo, quindi non posso farlo. No, questo va bene così, e questo ok, questo qui. Allora immaginate questo. Queste sono zone short. Queste sono zone short. Ah, okay. Sì, va bene, lasciamolo così. Ok, perfetto, giusto. Stavo dicendo una cavolata, invece no, giusto. Zone short, ok? Se noi andiamo a vedere le zone short messe dentro all'interno di questo separatore, che io comunque sto cambiando, quindi non sono statici, la zona short era questa all'interno dell'indicatore. Cos'è che però l'indicatore noi sappiamo fa? È un po' in ritardo. Quindi se questa qui è una zona short, ok, il minimo precedente, io riesco solo a spiegarmele a volte parlando ad alta voce, il minimo precedente se andato a totale è poco prima, quindi questa zona qui che non è ancora arrivato nel massimo, vedete, deve arrivare in questa zona qui, che poi può coincidere con la parte centrale di queste stanghette, oppure coincide con l'indicatore. Comunque è in ritardo. A questo punto io so che quando è in ritardo l'indicatore, il minimo precedente è il mio max caos. Io vado a vedere anche questo minimo qui, il minimo precedente è questo. Cerco di spiegarlo diversamente adesso, così, ok? Quindi in questo caso facciamo il caso che questo qui sia il minimo. Scusate, il massimo, sto dicendo che è il minimo, il massimo precedente, se io vado a vedere. Guardate, da questa zona qui il massimo della campana gaussiana è quello precedente, che è questo. Il massimo della campana gaussiana è quello precedente, che è questo. Quindi il massimo della campana gaussiana che potrebbe arrivare, ok, mi dà un'indicazione ben precisa che so che il massimo della campana gaussiana, dell'indicatore campana gaussiana, il massimo è quello precedente che io vedo nel grafico. Quindi anche se l'indicatore mi segna in ritardo il massimo, io nella mia mente posso intercedere prima, cioè arrivare prima a capire che quello è il massimo. Guardate, diciamo che questo è il minimo. Andiamo a vedere sulla campana gaussiana, ok? Qui coincide poco poco, ma una o due candele prima, giusto? Se questo è il minimo, guardate, la campana gaussiana è tutto questo pezzo qui, quella è più o meno uguale. Questo è il minimo, se vado a vedere quella precedente. Quindi dipende dai tempi, però io devo essere un attimino un po' furbo quando metto le mie operazioni a sapere i tempi. Per quello io uso molto il tempo. Mi dai l'ok, Pietro? Ci sei su questa cosa? Poi l'indicatore della campana gaussiana. Blocco il monitor perché non ricordo se qui devo usare la password o no. Te lo dico io subito anche l'indicatore, così qualcosina ti porti avanti. L'indicatore, eccolo qui, guarda. 15 periodi. Detector 15 periodi. Il primo momento nulla di chissà cosa, un indicatore. E adesso guardiamo. 15 minuti, candela che sta accendendo, e oro dollaro che sta andando a rompere i massimi.
i massimi, doppio massimo sui 15 minuti di campana, anche qui. Proprio per questo, adesso l'esempio è ancora meglio. Oggi voglio andare proprio in questa tematica. Il minimo di questa, qui cosa sto combinando? Il minimo di questa, guardate, sto rompendo, il minimo di questa campana gaussiana bianca, serve un ciclo, se vado a vedere, coincide con questa zona qui, ok? Poi mi parte, se vado a vedere il minimo di questa, dell'indicatore dei segnali, il minimo, tanto guardate che sta facendo quello che deve fare, il minimo di questo è il minimo di questa zona. Quindi è in ritardo l'indicatore, ma mi dice dove posso mettere il minimo. Ok? Proprio per questo nel DAX, torniamo noi, io so probabilmente su H1 che sto cercando il massimo della campana gaussiana che poi diventa il massimo assoluto perché incomincia a scendere. Quindi, attenzione, bello, l'euro-dollaro, incominciamo a chiudere però, non lasciamo cadaveri, chiudiamo tutto. Guardate, movimento, di questo movimento qui, facciamo, possiamo prendere anche questo, guardate qui, e poi posso mettermelo anche qui, ok, al limite, però posso metterlo anche qui. Guardate, i movimenti sono questi, le onde proprio. Okay? Siamo in un trend rialzista o ribassista? Perché quando dico ne ho sbagliata una, attenzione, però devo togliere la penna perché se no non posso cliccare l'euro-dollaro, che siamo arrivati in una zona di prendere profitto, non vado oltre al pivot, eccolo qui. Dai, 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 ormai ce la fa, guardate. È ancora un pochettino, dai. L'importante è che l'euro-dollaro adesso incominci a salire e si riformi una correlazione con il DAX inversa. Quindi non c'è come ieri sera salgo io, sali anche tu, salgo io, sposto il flusso monetario, quindi dovresti scendere, caro DAX. Ok? Ci siamo? Mi date tutti l'ok della formazione delle campane gaussiane, anche se è approssimativa. Avete capito il perché questo movimento di onda, chiamiamola montagna, è molto importante da capire? Io adesso non posso più andare long, però posso andare short in un punto massimo. Ok? Anche se potrebbe farmi una o due candeline ancora long, non mi interessa se aspetto oppure vado short. Per te, ok, perfetto. Pietro, Isi, capite perché anche ieri il movimento di ieri, sì, va bene. Ci stava che c'era non era tanto short, io l'ho fatto in queste zone qui, adesso non mi ricordo dove era, più o meno in questa zona qui che c'è, no, prima, più o meno qui, perché pensavo fosse in 15 minuti, ho detto me lo gioco in short. Pensavo non era la cosa migliore, infatti notate era sulla parte centrale, io pensavo che fosse già questo qui, scendeva ancora, ho detto ok, allora questa è la situazione long, mi sono fatto prendere dall'idea di questa cosa che partiva a rialzo invece scendeva ancora, invece no, ha fatto veramente quello che doveva fare, è salito. A questo punto, visto che è salito, bisogna aspettare il suo tempo short che sta per arrivare, più o meno ancora 2 o 3 ore dovrebbe cominciare il tempo short per l'euro dollaro. Siccome i tempi finora non ne sbaglio più uno, cioè non ne sto sbagliando uno, perché il tempo è a nostro favore, a un certo punto deve fare un ritracciamento, ci sono dei movimenti, non ho il perché, non ho il perché fa questa cosa qui del DAX. Io sono di guardare i grafici, a un certo punto mi sono l'occhio è caduto su questo movimento e è a posto. Poi, per non spostare, fare confusione, che tanti di voi hanno fatto confusione in tanti metodi. Paolo, io ho messo anche la media, cosa ne pensi? Ah, Paolo, ho messo anche questa. No, non sono standard, Adriano, non sono standard, purtroppo no, non sono standard perché per quello puoi copiarteli adesso, ma non sono standard. Poi quando farò il webinar serale vi spiego perché non sono standard, perché vengono modificati. Ok? Una cosa, un calcolo che sto facendo, quindi vi darò la formula. Ok? Qualcuno di voi, anche sul metodo ciclico, ah, Paolo, io uso anche la media mobile a, che ne so, 85, cosa ne pensi? Non ne penso, non mi interessa, usa quello che vuoi. Se per me puoi usare quello che vuoi, però se io dico una cosa, perché io nel mio metodo la uso così, tu puoi aggiungerti quello che vuoi. Quindi, io uso un detector a 15 periodi, ok? Se
Se lo uso a 15 periodi, una media, la banda di Bollinger è a 15 periodi. Non vado a cambiare altro. Notate che qui dentro ho soltanto una campana gaussiana, qui ne ho una soltanto, e qui invece ho una marea di cose perché sto studiando diverse cose, ok? Per avere, plottarmi all'interno, per esempio, questa qui dovrebbe essere, adesso ad occhio ve lo dico, questa qui è 4 volte 15. Quindi 4 volte 15 che cos'è? Che cos'è 4 volte 15? Cioè, inutile che guardate questa cosa qui, diciamo, ah, ma quello lì è un albero di Natale, non si capisce niente. Che cos'è 4 volte 15? Bravi, 60. Cos'è 60? H1. 15 periodi l'H1, ok? Quindi per farvi soltanto dare un occhio, questa, adesso ho sbagliato magari ad insegnarmi una campana, è diversa. Potrebbe essere questa qui, adesso non ho preso i colori perché è tutto sperimentale ancora sui 15 minuti. Però sulle altre le ho lasciate tutte standard a 15 minuti, proprio per avere una frattalità tra grafico e grafico e una frattalità rinforzata anche su time frame più stretti. Quindi ricordatevi sempre di moltiplicare per 4 se usate l'analisi ciclica, perché alla fine anche i tempi sono ciclici. Quindi analisi ciclica vuol dire anche il tempo è ciclico, quindi uso questo. Se invece metto su un grafico una media mobile a 15, una media mobile a 18, una media mobile a 34, potete immaginare che sono 3-4 medie mobili che non hanno niente a che vedere l'una con l'altra, non coincide. Quindi ogni time frame deve essere visto con un'analisi propria. Invece, se vai a vedere ogni singolo time frame moltiplicando o dividendo, avrai sempre la stessa analisi, riducendo, moltiplicando, separando, dividendo, come potevi trovare la frattalità. Attenzione, io sono quasi pronto per chiudere, però non è ancora arrivato il punto di chiudere l'euro-dollaro. Aspettiamoci ancora l'ultimo saltino fino al pivot e poi si chiude. Probabilmente mi metterò anche flat perché mi metterò flat probabilmente. Adesso vediamo. Forse mi metto flat e così oggi giovedì, così mi libero perché poi incominciano anche a pesare. Se le lasci 3, 4, 5 giorni aperte, pesano anche di tasso di interesse tenerle overnight, quindi adesso siamo vicini al pivot. Se arriva al pivot chiudo tutto e mi metto flat e rimango solo con il DAX ancora aperto e non mi dà fastidio. Ok? DAX che sui 15 minuti ha tentato di fare un nuovo massimo, ok? Da questa discesa, quindi automaticamente la gobba. Allora, la gobba. E allora immaginatevi una cosa del genere. Vediamo come posso farvela. Allora, quando si vede, cos'è un negativo di una fotografia? Cos'è il negativo di una fotografia? È il contrapporre un colore scuro a un colore chiaro, praticamente il fax. Non è che la cosa bella quando una volta si usavano fare il fax, fai il fax che arrivava dall'altra parte, ah, ma guarda come riescono a mandare il fax, cos'è questa roba qua? Non è altro che una fotocopia negativa, infatti è bianco e nero e ti arrivava la scritta che c'era scritta dall'altro foglio perché è bianco e nero, giusto? Allora, partiamo dall'idea che una campana gaussiana sia così. Qual è il negativo di una campana gaussiana? Facciamo così. No, devo farla diversamente perché sennò la facciamo qui sui grafici uguale. Vale? Vediamo. Chi è che mi sa dire qual è il negativo di questa campana gaussiana? Se io dovessi colorare questa qui all'interno, ne coloro una sola perché sennò ci metto un'ora. Coloro questa qui all'interno. Giusto? Poi magari coloro anche questa, così rendo ancora più l'idea. Tanto nel frattempo il grafico si muove. Ultimamente i webinar sono molto di didattica perché non voglio andare a vedere analisi. Poi troveremo il tempo di fare le analisi, tutto il resto, quando avremo tutto quanto allineato. Per il momento sono molto concentrato su questo e sulla chiusura dell'anno, contabilità, cose del genere, quindi altre cose, no? Però cos'è che vedete all'interno di queste cose qui? Coloro anche questa, così rendo l'idea di cosa vuol dire un negativo.
Perfetto, allora questo è una cosa. Se io adesso disegno, traccio una trend line anche qui sopra, la campana gaussiana, cambiando colore, prendendomi una penna nera, vi posso disegnare che questa cosa qui, dove è la mia penna? Questa campana gaussiana è al contrario di questa campana gaussiana qui, cioè il buco che rimane è visto dal contrario. Allora, una volta, tanto guardate che bello, sta scendendo. Una volta, immaginiamo che noi guardiamo il grafico da un punto di vista. Questa è una cosa bella, vediamo se qualcuno di voi deve fare clic in testa perché. È tutto quanto davanti a noi. Noi guardiamo il grafico, vediamo questa campana gaussiana qui, che siamo in un time frame europeo. Quindi com'era? CTE? Centrale europeo, ok? Non so, mi ricordo. CTE o centrale. Oh, TEC, no, C, così. Centrale Europeo Time Frame Centrale Europeo, ok? Chi è che vede qui sopra? Mettiamoli qui, scriviamo Asia per farvi l'idea. Un time frame contrario, un time frame, scusate, un fuso orario contrario al nostro. Noi vediamo questa campana gaussiana, loro vedono questa. Però, se noi capovolgiamo la Terra, loro non vedono questo, loro vedono anche loro una cosa del genere, perché loro questa discesa qui, per loro è una salita. Capite l'opposto qual è? Cioè, è una cosa un po' difficile a spiegare, che è molto semplice, però se noi capovolgiamo la Terra, cioè se noi facciamo un giro completo della Terra, se la immaginiamo com'è tonda, praticamente starebbero con la testa in giù. È la stessa cosa, è il contrario. Quindi, quello che noi vediamo adesso, così vi fa l'esempio, questa qui è la gobetta, giusto? La gobetta che noi vediamo questa qui, perché quando si rompe una cosa del genere il mercato scende? Non siete mai spiegato una cosa del genere? Siete mai intanto candela delle 10? Perché non siete mai spiegati una cosa del genere? Che cos'è? Noi la chiamiamo breakout di qualcosa, giusto? Questa cosa qui è. Okay. Noi vediamo la salita, loro invece vedono adesso la parte contraria che sarebbe questa. Ok? Puoi girarla come vuoi, alla fine non è che cambia saperla questa cosa, nel trading non è che sia importante saperla, però è importante sapere che noi siamo adesso qui. Se rompe questa cosa qui, non c'è più questa, ma c'è una continuazione. Okay? Quindi vuol dire che salta e si porta in un pezzo più giù. Proprio per questo funzionano le rotture delle gobbe. Io le chiamo gobbe, ma non sono solo l'unico che le chiama gobbe, ho sentito altri trader che le chiamano gobbe. Quindi questa rottura di una gobba è la continuazione di qualcosa. Va bene? Quindi torniamo noi però nell'opposto per capire poi, magari su H1, ok? Di nuovo noi vediamo. Questo, cerco di andare giusto, ok? Noi vediamo questo, se notiamo qui è un errore che è uscito da questa zona, giusto? Da questa zona di lateralità, prendiamola fino a qui, dai, questa zona qui. Quindi vuol dire che se adesso il prezzo non mi va qui sopra, ok? Ma rimane sotto questa trend line, automaticamente ritornerà in questo range operativo. Quindi occhio alla discesa perché diventa che le formazioni delle cosiddette curve di Gauss non saranno più in questo range, ma saranno qui sotto. Ok? Quindi questa me l'aspetto così. Quindi non mi interessa a questo punto perché non rientra più in questa lateralità. Se scendendo da questa zona qui, la campana gaussiana continuerà qui. È come se io avessi un errore all'interno di un altro errore. Quindi quando io mi trovo in una zona short, e ho tutto quanto ordinato per andare,
posso usare Fibonacci quando perché Fibonacci l'altro giorno non ha tenuto sul long che abbiamo fatto dell'euro-dollaro? Se vi ricordate, del gruppo DAX ho messo il long di euro-dollaro. Qual era il long di euro-dollaro? Qual era il long che ho fatto di euro-dollaro? Vediamo se qualcuno riesce a seguirmi. L'on dell'euro-dollaro dell'altro giorno era questo. Lo ricordate? Perché se io vado a fare da questa espansione qui, precedente, da questo massimo a questo minimo, traccio salita, ritracciamento fino al 38,2, mi aspettavo che da 32 addirittura al 50% toccato, da qui partisse il rialzo. Più o meno il long è da quello che è adesso, il positivo è su questa zona qui. Se notate, è crollato fino all'ultimo, fino a tornare sotto il 50%, tornare addirittura, non si è fermato, dice, ma che cavolo, una volta sali, poi mi scendi di nuovo qui. Perché? Oggi andiamo un po' sul mistero, guardate. Ok? Quindi questa qui, lateralità, è tornato qui sopra, giusto? Andiamo a vedere questa cosa qui. È tornato qui sotto, poco. Errori, ok? Questa cosa qui, se vado adesso a notare, è uscito dalla lateralità, è tornato qui sotto, è tornato dentro la lateralità, non è più tornato in questa zona bassa, è tornato qui. Quindi questa rottura della lateralità è quasi, quasi, quasi per scontato che vada a fare un secondo massimo. Il secondo massimo non vuol dire, e questo ritorno è una cosa che magari se lo guardo dopo Sirio sulla sua nuova cosa che sta sperimentando, che gli sta andando molto bene, perché deve tornare in questa zona? Perché anche se ha abbandonato questa zona qui dalla lateralità e qui la abbandona di nuovo, cosa potrà succedere? Che potrà andare ancora long, però poi tornerà qui. Quindi è tornato in questo range. Non tornerà più qui sotto, rimarrà qui. Quindi inutile aspettare con un trade, ho rotto questa trend line, mi faccio 55.000 pips. No, tanto ti prendi quello che devi, poi tornerà comunque in questa zona, lo riprendi dopo. Ok? Il trading intraday è una questione di a volte seguire un livello, a volte non seguire un livello. Cioè, mantenere il target e rispettare il target, secondo me nel trading intraday è quello che ti frega più di tutto. Quando guadagni abbastanza, adesso io ho tutto in positivo, io mi sa che mi metto flat, cosa vuol dire flat? Proprio flat, 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 chiudo tutto. C'è un po' di, seguo il consiglio di Adriano, mi intossico con un po' di miele. Mi intossico perché il polline, io ho l'allergia al polline molto forte, anche se dicono che mangiare miele un cucchiaio al giorno ti rende immune, mi sa che proprio non è così. Allora, sono pronto col dito sul mouse per chiudere l'euro-dollaro in salita ed un DAX, mettiamo su 15 minuti, che sta tornando giù. Quindi occhio all'euro-dollaro perché il pivot, in questo caso il pivot, sul time frame così belli, si vanno concretizzare. Ultimo pippino, se riusciamo a farlo. Guardate però anche, siamo nella zona long, anche se sono un po', diciamo, prese così, non è che deve essere assolutamente giustissima. Siamo nella zona long, però siamo anche partiti qui con qualcosa di importante. Qui è partito 1, 2, 3, probabilmente non è neanche più il 4, questo è partito, vedete, qui era il 3, è partito qualcosa di forte. Da questo massimo qui, da questo minimo che ha toccato qualcosa di forte. Quindi a questo punto io mi chiuderò sul pivot e poi andremo a vedere. Sì, lo so, lo so, lo so, mirtilli neri, lo so, Adriano. Il cumino nero anche, va bene, c'è tante cose, ma ormai ho allergia da tanti anni. Anche se devo dire che ultimamente sto migliorando, dai. L'anno prossimo magari un mese in Thailandia nei mesi giusti non ci sarebbe neanche male, no? Non ci sarebbe neanche male. Ok, attenzione, sta cercando di guardate, queste piccole discese che vedete qui, DAX no, sul 15 sul minuto non lo trado, non mi interessa. Questo
Queste discese qui, guardate, portano su che il DAX cerca di tornare su. Ah, che strano. Che stranissimo, eh? Strano, stranissimo. Ok? Sembra che abbia già toccato il pivot. Siamo in una campana gaussiana in ritardo. Che bello avere un indicatore che è in ritardo, come tutti gli indicatori, è in ritardo. Ti dice che qui la campana gaussiana è partita qui ed è il minimo precedente. Quindi quando è in ritardo, la cosa bella è quello che è in ritardo. Quanto è bello avere un indicatore come tutti gli altri che è in ritardo, ma tu lo puoi leggere. Tu sai che questo è il minimo, quindi da qui è partito qualcosa. Quindi a questo punto, questo è il ciclo 1. Metto il mio Fibonacci qui. Se in caso dovesse servire, anche se non entro più, ripeto, preferirei mettermi flat. Questo è il ciclo 1. Quindi dovrebbe ripartire o da qui o da dove dai cicli sul minuto sono un po' ballerini, ma deve ripartirmi un ciclo 2 che mi andrà a fare un nuovo massimo. Anche per questo io so che dovrò aspettarmi un nuovo massimo di euro-dollaro, probabilmente. Vedete anche la zona di pullback, che è dove ha rotto la zona di pullback. Potrei aspettare un nuovo massimo di euro-dollaro e quindi automaticamente mi aspetto una discesa di nuovo del DAX. Ci siamo? Adesso 10.08, non so se ci sono stati dei dati o se ci saranno dei dati, non li seguo. Il DAX dovrebbe incominciare la sua discesina, proprio sotto questa gobbettina, per toccare le parti basse. Quindi si sta allineando piano piano con il tempo, anche se mancano 2-3 ore, candela più, candela in meno, eh? Non andate a guardare esattamente precisa. Candela più, candela in meno, più o meno siamo nella zona short, c'è una trend line. Ragazzi, è da mirino questa operazione. Cioè proprio non posso fare altro che andare short per i tempi e per la trend line. Posso anche avere un po' l'idea che magari non scende subito, mi va un attimino un po' più in alto qui, ma non scapperà più, andrà poi a cercare la fase ribassista. Perché si sono accumulate ordini, andrà short. Poi banda di Bollinger a 15 periodi senza andare a fare esperimenti, tutto a 15 in questo caso. Poi nell'appuntamento serale vi spiegherò anche magari i cambiamenti, se li cambio o no. Quando torna dentro alla banda di Bollinger, ok, guardate, qui è uscito dalla banda di Bollinger, fatto questo tempo qui rialzista, tornato dentro la banda di Bollinger, torna anche la parte centrale, quindi come minimo tornare dentro la banda di Bollinger vorrebbe dire tornare nella parte centrale. Ragazzi, cosa volete di più? Ragazze, banda qui l'ho messa un altro colore, ma è la stessa banda di Bollinger, è dentro la banda di Bollinger, 4 ore. Questa salita di ieri sembra chissà cosa, ma assolutamente non fa paura. H1, qui adesso candele sono diverse, io la vedo nell'altro, vedete? La differenza di queste candele qui, guardate, abbiamo due candele diverse, quindi per questo andremo poi ad allineare. Abbiamo due candele così e non vediamo niente. Se ti fa influenzare da un movimento diverso che vedi, dov'è? Ti fa influenzare da una cosa del genere, una pin bar, il bassista, una candela. Questo grafico te la fa vedere qui, questo broker te la fa vedere così. Ma non ti deve interessare. Riuscire a staccare da cose diverse, che è lo stesso time frame, uguale identico, soltanto che è un grafico diverso, cioè vederlo diversamente. Quindi non ti interessa vedere queste cose. La cosa che proprio il problema di questo è proprio questo, che non c'è una cosa uniforme. A te interessa il prezzo. In questo caso la pin bar, magari sul daily, ma nei time frame stretti, il motivo perché non si usano sono proprio quelle, che non ha senso usare. Ok? Euro-dollaro, guardate. Candela delle 10. Eccola qui. Questa è la candela delle 10. Quindi sull'open price, che è questo, questa è la spike. Se torna qui sopra, la candela H1 ha fatto il suo effetto palloncino da punto K. Poi adesso mi ha fatto l'effetto palloncino, l'ha fatto sul pivot.
Sì, pivot, che poi assolutamente il pivot lo posso anche già dare per toccato. La chiusura che è stata fatta qui è stato uno sbaglio che quando facevo webinar non guardo sempre, e gli orari. Quindi quando arrivi qui, che sono 2, 3, 5 minuti prima della candela delle 10, devi chiudere anche se è vicino al pivot. Perché? Perché con la candela dopo può partire a rialzo e può partire a ribasso, quindi devi aspettare 5, 6, 10, 15, 20 minuti magari che prenda di nuovo la direzione giusta per tornare al pivot. Quindi era meglio, era consigliabile chiuderla 5 minuti prima del cambio di candela. Io purtroppo non ero concentrato a fare trading, quindi non ho guardato i tempi, ok? Non è che ho l'orologio davanti che me lo continuo a guardare, ok? Quindi questa è una cosa. Quindi ancora penso che l'euro-dollaro dopo questa discesina dovrebbe ripartire a rialzo, portandosi appresso la continuazione del DAX. Il DAX comunque anche su H1 ha ancora i suoi tempi. Quindi mancano 2 o 3 ore, la campana gaussiana sta cercando di andare su. Se la campana gaussiana rimane addirittura sotto, quindi anche lo studio dei movimenti, allora, studio dei movimenti, facciamo così. Tutto quanto, oh, l'ho cancellata, ed è tutto quanto possibile. Perché avete gli indicatori, chi ce li ha, non è che sia una cosa difficile. Prendete gli indicatori, mettetevi due linee, giocate un attimino, e il vostro lavoro è questo, cioè fare il trade è questo, fare le analisi, ok? Guardate, sul massimo. Comunque, copiamola. Due. La metto qui che è la distanza, ma la distanza che io vedo ad occhio è questa, ok? Quindi la distanza da una trend line all'altra. Se andiamo a vedere questa distanza qui, ok? La copio, anzi, prima la cambio di colore, la mettiamo gialla. La copio, i cosiddetti box 1, ok? Sono gli stessi livelli che vediamo qui sotto. Vedete le distanze sono le stesse? Quando mi sono fatto costruire la campana gaussiana, ho detto che voglio lo spazio del grafico, ok? Una cosa che anche all'inizio porta un po' di scompenso perché in questo grafico qui non è giusto. Normalmente ci vuole mettere la scala fissa. Non so se riesco a farvi anche questa cosa qui. Io metto la scala fissa, sparisce il grafico. Perché? Perché la scala fissa dovrei andare a cercare dove è andato a finire il mio grafico, che adesso non lo trovi più. Perché logicamente è come se vedessi un grafico disegnato senza che si adatta alla risoluzione del monitor, ok? La risoluzione del monitor ti porta ad avere dei scompensi grafici, ok? Però con lo studio di questo riesci a ritornare nei tuoi passi e riguardarti il grafico così come vuoi tu. Quindi normale che la scala fissa ci deve essere, perché se no il grafico non è immenso. Gann faceva questi studi sulla carta millimetrata, aveva pareti intere di carta millimetrata, fogli enormi dove disegnava il grafico, lui a manina se lo disegnava a matitina sul grafico, su fogli enormi. Io l'ho fatto anni fa quando studiavo i movimenti con un robot che si chiamava Epicentro, ok? Mettere un grafico su carta millimetrata vorrebbe dire che è infinito, cioè una parete infinita che non finisce più. La risoluzione del monitor ti costringe a, quando il prezzo va su, non è che va oltre al monitor superiore, no, si costringe a rimanere sempre dentro nel grafico. Infatti, se noi andiamo a vedere, torniamo indietro, togliamo questo, torniamo indietro, vedete che il grafico è sempre dentro nel monitor, giusto? C'è sempre. Però se questa quotazione qui è 1, 15.040, andiamo così, ve lo metto così,
questa trend line verde, a un certo punto sparisce. Perché sparisce? Adesso ritorna, poi sparisce di nuovo. Perché questa trend line verde è in una zona più bassa che nel grafico non ci stava, nella risoluzione. Quindi attenzione a leggere i grafici senza sapere il perché e il per come. Quindi torniamo di nuovo all'idea del gap. Il gap può essere una cosa interessante, ma alla fine è tutta quanta un, non voglio dire un imbroglio, ma è una confusione che hai tu in testa dei gap. Io lo vedo e la mia controparte cinese non lo vede. Ok? Io lo vedo e il mio Paolo inglese non lo vede. Il mio Paolo australiano non lo vede. Ok? Ci sono cose che purtroppo non sono mondiali uguali. L'unica cosa mondiale qual è? Vediamo se qualcuno lo dice. Qual è la cosa che in tutto il mondo si vede? Adriano, dai, esci. Cos'è che si vede in tutto il mondo uguale? Dai. Qual è la cosa uguale in tutto il mondo? Perfetto, esattamente la quotazione. Se io adesso un cinese va a vedere il suo mercato aperto adesso, troverà il DAX a 1 a 15.724. Se lo va a vedere anche in Indonesia qualcuno, a Bangkok, o che ne so io, Singapore, o in Inghilterra, in Australia, in Canada, la quotazione sarà 15.724. L'unica cosa uguale in tutto il mondo è questo. Chiusura festività varia anche dal broker che stai usando, Stefano, dipende da quale broker stai usando, ci sono chiusure, ma vedi, anche questa è una cosa che non mi sono. Il broker ti manda all'inizio, per tempo ti manda una mail. Le chiusure dei mercati nei tempi delle giornate festive. Io non manco la guardo quella mail, la cancello. Non mi interessa. Cioè, io non starò a Natale a fare trading, non farò neanche trading. Adesso incomincio proprio veramente tra 3-4 giorni a mettere flat, tutto vorrebbe stare tranquillo, proprio perché non mi interessa la chiusura festività, così non mi interessa. Ok? Poi le festività. In America c'è il Thanksgiving, in Cina c'è la festa di questo, quindi anche lì i mercati a volte lì sono chiusi, ma in Europa sono aperti. Quindi loro avranno il mercato che quando apre ci sarà un gap per loro, ma che noi non vediamo. Proprio ecco qui la spiegazione perfetta. In Cina c'è la chiusura dei mercati per, che ne so, festa della liberazione, non, permettetemi, non conosco le feste cinesi, ok? La festa del drago. Chiudono i mercati, le borse cinesi sono chiuse. 2 giorni dopo, un giorno dopo, quando riapre i mercati, loro avranno un gap che noi non vediamo, perché per noi il mercato è sempre stato un continuo movimento. Quindi quel gap che loro vedono, lo potranno tradare, forse, dici? Qui entra un po' l'astuzia. Sì che lo possiamo tradare. Perché? Perché lo possiamo tradare? Qual è il motivo perché ti fa tradare il gap? Che comunque il gap non esiste. Se tu vai a vedere un giorno dopo perché la Cina è stata chiusa e ti trovi il mercato europeo che c'ha il mercato in continuazione, tu non vedi che nel tuo monitor c'è un grafico che è uguale, identico, perché la quotazione riparte da dove è ripartita. C'è un gap che non esiste, ma non lo puoi tradare. Non lo puoi tradare perché in Europa non c'è. Lo puoi tradare di per sé tu nella tua strategia singolarmente, quindi obiettivo soggettivo, ma non assolutamente una cosa mondiale. Quindi tolto il dilemma, ma i gap funzionano? In base alla tua strategia, sì. Ok, mentre io parlo, l'euro e il DAX sta cercando di scendere, mentre l'euro-dollaro si è fermato nel suo movimento, un po' di lateralità. Se mi riparte rialzo l'euro-dollaro, quello che dovrebbe fare ciclicamente. Dovrebbe riportare il DAX nei suoi passi ribassisti. Notiamo, sui 15 minuti sta ritornando sotto questa gobbetta, ok? Quindi sta cercando di fare quello che voglio io. Poi che questo ci sia un gap lo vediamo noi su questo broker, non lo vediamo nell'altro broker, ok? Qui non c'è. Qui già questa abbiamo la risposta. E il cinese magari lo vede, non lo vede, non lo so. Quindi la risposta ai gap, funzionano i gap nella tua singola strategia, nella tua testa, ma non nei mercati. Ok? Tante cose sono talmente semplici e hanno bisogno di una logica, di una logica. Allora, se questo qui è un time frame, che se andiamo a vedere qui l'orario, sono le 11, le 10 e un quarto, ok?
Sono le 10 e un quarto. Quindi il nostro orario più o meno qui sono le 11 e un quarto, un'ora in più, ok? È un'ora in più. Però il mercato è stato chiuso 2 ore di notte. Quindi anche questo è sfasato. Non possiamo basarci sugli orari. 11 e un quarto, stesso orario, giusto? Però questo qui ha avuto una chiusura aperta alle 9 del mattino, dove ha chiuso alle 10 di sera. L'altro grafico è rimasto aperto tutta la notte. Quindi non ci si può basare su questo. Scusate se lo ripeto, ma è proprio anche per autoconvincermi, perché ogni tanto vedo anch'io il gap, ma c'è un gap. No, non c'è un gap. Non deve essere il gap. Il gap viene chiuso perché statisticamente sono sempre chiusi i gap, chissà perché. Ma perché il grafico continuerà a fare il suo movimento ciclico, ok? Quindi se adesso devo vedere che il grafico deve arrivare al 38,2 o al 50%, non perché c'è il gap, ma perché c'è proprio il prezzo. Poi vi dico, qui sarà un ammasso di ordini perché nelle entrate europee questo è un gap, quindi assolutamente andranno a chiudere. Quindi obiettivamente ci sarà del movimento, ma non per il cinese che è davanti al suo computer. Il cinese, torniamo noi, il cinese furbo, il cinese un po' sgamato, ok? Andrà a vedere con un broker, con un fuso orario europeo, che cosa è successo nei mercati europei. Hanno un gap da tradare. Ah, il furbetto, ah, il furbetto si è portato avanti. Andiamo a vedere cosa stanno facendo i musi bianchi dall'altra parte. Cosa stanno facendo? Hanno un gap che noi non abbiamo. Lo traderanno? Sarà un movimento? Se in base alla struttura, mettiamo il Paolo cinese dall'altra parte, che ha un ciclo che deve chiudere in short. E addirittura un po' anche furbetto, e va a vedere che cosa sta succedendo in Europa. In base a quello che è successo in Europa e in base alla sua analisi ciclica, il Paolo cinese andrà short. Ti piace questa definizione? Così è. Io mi spiego i mercati anche su questa ottica qui. È una cosa un po' strana, è un fattore esterno che normalmente non potrei neanche inserire nella mia analisi, però pensateci un attimino. Capita nell'occhio perché usiamo due broker diversi, ma ne uso due broker diversi perché qui c'ho l'analisi, dall'altra parte non ce l'ho. Nel weekend andrò a sistemare anche questa cosa qui, sperando che con i gap e tutto il resto riesco a ristrutturare tutto, incastrare di nuovo tutti quanti i tempi. Allora lì sei a posto, tu che sei gli occhi un po' cinesi, dai. Di origine, ok? Insomma, Asia comunque è lì, siete lì a due passi. Allora, dai, ci sarà la rottura di questo minimo? Attenzione, s'il vous plaît. Mini cicli. Adesso sono andato un po' storto, però. Mini cicli. Oh? Si rompe questo? Si rompe questo? I cambi di range. Guarda caso, sta scendendo adesso, per quello lo sbaglio mio è stato non chiudere sul pivot, perché non ero attento. Da questa zona qui il ciclo è incominciato a scendere, se è ritornato in questa zona, si torna sulla zona di pullback. Mentre sta scendendo l'euro-dollaro, in questo caso scende anche il DAX. Qui ci sarà adesso un disallineamento praticamente. Dovrebbe normalmente ripartire l'euro-dollaro e ripartire continua la fase ribassista. Starei con voi proprio per capire se il DAX rompe il minimo di partenza, quindi il gap europeo, chiamiamolo così, il gap europeo per chiusura potrebbe essere la ripartenza dell'euro-dollaro rialzista. Flussi monetari, spostamenti, quelli che non ci sono stati ieri sera, perché ieri sera la maggior parte delle borse, non dei mercati offshore, dei mercati broker online o che ne so io, quelli erano aperti, le quotazioni erano aperte, i pacchetti CFD corrono lo stesso, però i mercati di per sé, gli stocks, quindi Adidas, Bayern e tutte le componenti dell'indice del DAX o tanti altri azionari, erano chiusi. Quindi non ci sono stati flussi monetari che hanno portato a una correlazione. Quindi anche questa è la domanda adesso che magari ti sarei posto, Pietro, di dire: ma ci sono, non c'è stata una
quando mi hai detto l'altro giorno, hai visto che correlazione pazzesca, l'euro dollaro sale, il DAX scende. In questo caso ieri sera non era da notare, non c'era, perché erano, le borse erano chiuse. No, di nuovo, non vado sotto i 15 minuti per il DAX, non mi interessa. Ci sarebbe il minuto, ma non lo faccio. È proprio una questione anche di tranquillità e relax. Non voglio andare a vedere il time frame un minuto, lasciamo stare così. Troppa confusione. Così ho la mia linearità che ho trovato, proprio la cosa di essere lineare in questi time frame, faccio il mio trade, magari nel minuto avrei chiuso o riaperto, o che ne so io, avrei fatto confusione, sui 15 minuti sono a posto. Ok? Che poi uso molto i 15 minuti nell'intraday, ma nell'H1 o nell'H4, guardate, questa è la parte centrale delle due stanghette. Me la disegno così. Andiamo a vedere, questa è la zona long, questa è la zona short, questa è l'altra zona short. Più o meno, si è spostata un pochettino, ma la zona short è questa. Adesso siamo in zona short. Tra questa è la zona long, long, short, long, short, long. Quindi abbiamo ancora 2-3 ore di discesa. La questione è che poi quando tu arrivi qui, che sono le 13:45, e vai qui, sulla zona short, prendiamoci addirittura quella centrale qui, guardate l'orario. 13, discrepanza di 4 candele a 15 minuti, quindi 3:15, 13:30, 12:45, più o meno questa è la zona short, anche sull'H1. Guardate con che precisione. Avete visto come gli studi, come si sono portati avanti? Oggi vi ho dato anche un'altra cosa, che è questa qui dell'indicatore dentro. Semplicissimo. Indicatore gaussiano. Per chi c'è il metodo fascia può usare anche l'indicatore che c'è dentro l'interno del metodo fascia, perché è lo stesso. Chi c'è gli indicatori ciclici può usare anche l'indicatore G-Detector che è dentro gli indicatori ciclici, è la stessa cosa. Okay? Poi nel metodo completo index ci sarà la campana gaussiana index che varia un attimino perché sono dei variabili di percentuale, ma alla fine ad occhio va bene anche questa. Ok? Starei con voi per vedere la rottura del gap, perché la rottura del gap europeo, chiamiamolo così, quindi la rottura di questa gobbettina qui, che se notate ci mette un attimino, perché la distanza di lateralità da qui a qui e da qui a qui è la stessa, quindi ci mette un attimino, potrebbe ripartire. C'è o non c'è? Dai, 10:30, vi lascio che ho diversi appuntamenti, ok? Vi ringrazio della partecipazione, ci si sente lunedì mattina martedì mattina alle 10, alle 9 e un quarto, poi nel weekend, per chi mi scrive la mail a lunedì o il martedì o mercoledì, la mail, Paolo voglio ritirare 500, 1000 euro, 10.000 euro da quel conto, non aspettatevi che io al martedì mattina vi rispondo, o al mercoledì mattina vi rispondo, o al giovedì sera vi rispondo, no. Quella mail io la guardo solo esplicitamente il venerdì e il sabato mattina. Quindi è inutile che mi scrivete: Paolo, guarda che ti ho scritto una mail. Va bene, se l'hai scritta, sabato ricevi la risposta, come è scritto nella guida. Non devi aspettare che io ti do la risposta entro la settimana. Caro mio, ho ricevuto la mail, sabato ti rispondo. No, non guardo. Proprio. Già che sacrifico il sabato mattina, non vado a vedere la mail prima di sabato. Sabato mattina vado a vedere. Se avete poi combinato casini, avete sbagliato il numero di codici di là, vi rispondo sabato mattina. Non vado a controllare prima, perché sennò rimango tutta la settimana a rispondervi. Non sono un segretario, faccio il treda. Ok? Però sta funzionando molto bene. Tanti di voi, la maggior parte, si attengono a questa regola, chiamiamola così, che è una regola proprio da seguire per essere lineari con tutto. E secondo me è la cosa migliore. Sabato mattina si controlla, fino a domenica sera ritirate, spostate, perfetto. E purtroppo anche lì diventa un lavoro di 2-3 ore, perché alla fine siete tanti, però almeno a mercato chiudo, entro ed esco nei server molto più velocemente, e in un paio d'ore vi libero tutto quanto. Sacrifico il sabato mattina, poi questa cosa qui adesso la sto facendo io, come ho fatto io 3 anni fa il visio, ma poi ci sarà qualcun altro che la segue, perché già ho l'idea dell'anno prossimo di qualcuno di pagato che fa questa cosa, perché non so, non voglio stare sabato mattina a fare queste cose. Ok? Però per il momento
come mi piace sempre prima capire dal punto di vista mio come funziona la cosa, poi quando so che funziona così, la tramando a qualcuno di compito, dire ok, sei pagato per fare questo, tu il sabato mattina ti becchi lo stipendio per fare il sabato mattina questo. Ok? Poi adesso ritorna anche in questo, ma io il mio conto questo mese sono sotto i 500 euro perché l'euro dollaro, chi se ne frega? Cioè, chi è che le paga tutte le persone che lavorano sotto? Ok? Quindi, se in un mese sei sotto i 500 euro, il mese dopo sei in guadagno di 500, a me non interessa. La spesa del visual è una gestione, non c'entra con i mercati. Lo dico per l'ennesima volta. Bene, ragazzi e ragazzi, io vi ringrazio della partecipazione anche per tutta questa settimana. Spero che i webinar vi portino a riflettere sui mercati. Non sono il più precisino di terminologia, di termini. Sono un trader fatto in casa e vado così. Quindi così si fa così alla buona come viene. Non mi preparo un webinar prima, non ho slide, non c'è niente perché non mi interessa. Nudo e crudo così com'è il grafico e nudo e crudo così come sono io. Vi spiego le cose a mio modo di vedere il mercato. Tanti di voi hanno ritrovato in me come cito le parole di Pietro, che mi ha detto la settimana scorsa, buon weekend, mia guida, grazie, io ti ringrazio che mi chiami guida, o ogni tanto vi sfugge di dire maestro, non sono né una guida né un maestro, sono un collega, ok? Un collega che ha due occhi che vede il mercato in una maniera, anche voi avete due occhi che vedete il mercato in un'altra maniera, quindi siamo quattro occhi che vedono il mercato, ok? Grazie a tutti per la partecipazione, vi lascio con un euro dollaro nuovamente in pista, ok? Qui sta per tornare su, normalmente dovrebbe continuare la correlazione e il DAX dopo un po' tornare su, giù, quindi ci sono questi spostamenti di flussi monetari da notare, ok? Se l'euro dollaro adesso mi ritorna più o meno sopra il pivot, sul pivot, andrò a chiudere l'operatività perché poi comincia la fase ribassista come un minimo sul minuto, quindi eliminare, 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 mettetevi flat per Natale e state tranquilli. Ciao a tutti, ciao 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 ciao.